e già in funzione dal mese di luglio il laboratorio aziendale della SASI, con la convinzione che possa essere non solo un vantaggio economico nel medio e lungo periodo, ma anche un avanzamento significativo in termini di capacità gestionale dei processi di trattamento delle acque, potabilizzazione e depurazione. Così il presidente della SASI, Gianfranco Basterebbe, ha presentato il nuovo servizio. È un altro strumento che da un pezzo avevamo pensato, con questa sede si è concretizzata, abbiamo avuto la fortuna di compensare dei pagamenti con l'acquisto di questa struttura, iniziando e recuperando un po' di materiale del Mario Negri Sud, che però nel frattempo già si era disfatto di materiali più importanti. Comunque, partendo da quei presupposti, abbiamo iniziato a mettere insieme tutte queste macchine, provette, eccetera, sotto l'ausilio del dottor Pagliani, e siamo finalmente da alcuni mesi iniziando ad adoperare tante analisi per proprio conto. Il cammino non è ancora ultimato, in quanto per competere con risultati di altri enti accreditati anche noi abbiamo bisogno della certificazione. Abbiamo già incaricato una società che ci fa da supporto per ottenere questo riconoscimento, e da quel momento possiamo stare alla pari con enti importantissimi tipo ARTA, che sono quelli che prevalentemente fanno le analisi sulle nostre acque, siano esse di depurazione, siano esse acque di potabilizzazione. Il biologo Tommaso Pagliani. Ci stiamo concentrando attualmente sulle sorgenti, quindi sull'acqua captata e non trattata, che deriva dalle sorgenti principali, ma stiamo piano piano occupandoci anche delle sorgenti minori. Lo scopo è quello di determinare un profilo della qualità chimica e microbiologica di queste acque, che poi vengono potabilizzate e vengono distribuite al consumo umano, quindi in tutto il territorio della SASI.